Ti riconosci? Dimmi, chi sei? Qual è il tuo nome? Avanti, cerca di sforzarti. Chi sei? L'hanno trovato vicino al confine. Chissà, forse veniva dall'altra parte. Capisci la nostra lingua? Capisci quello che stiamo dicendo? Non sarebbe passato senza documenti. Può aver eluso la sorveglianza attraverso il bosco. Era esausta, piena di escoriazioni. Deve aver fatto molta strada a piedi. È stato ricoverato in cella di osservazione. È qui, commissario, prego. Permesso? Avanti, avanti. Buonasera, professore. Ah, commissario, allora? Sempre zero, nessuno sembra riconoscerlo. Eppure abbiamo già diffuso le sue foto e avvertiti i commissariati. Ma gli abiti che indossava? La biancheria e le scarpe sono di fabbricazione italiana. Mm-hmm. Il vestito è di stoffa inglese, roba di lusso. Deve essere un benestante. Ma lei, dottore, non può aiutarmi? Guardi. Sembra tranquillo. Aspetti, aspetti. Ho notato alcune manifestazioni ricorrenti che seguono il ritmo giorno-notte. Che vuole dire? Evidentemente il trauma che ha provocato il suo stato confusionale, la sua amnesia, deve essersi verificato in concomitanza con la notte o perlomeno col buio. E infatti, quando sta per calare la luce, il suo nervosismo aumenta. E passa tutte le notti alla finestra, in attesa. Come se avesse paura. Come aspettasse l'arrivo di qualcuno. Corra! Corra più in fretta! Ma quanto tempo ci vuole ancora per arrivare alla clinica Salus? Ormai ci siamo, signorina. Ma a quest'ora non fanno entrare nessuno. I matti li hanno già messi a letto. È proprio lui, sono sicura. Lei e sua moglie? No. Una parente? No. Ci siamo conosciuti a Zadenik. Ah. Era venuto per acquistare del legname. Quindi conosce il nome? Sì, Nicola. E poi? Non lo so, è stato un incontro brevissimo. Mm-hmm. Ha avuto un legame affettivo con lui? Mi scusi, non ha importanza. Pronto, il commissario. Sì, sono Tosi. Il professor Tosi, esatto. Le sembrava normale quando l'ha conosciuto? Sì, normale.
Era solo un po' preoccupato per il suo lavoro, per i suoi affari. Eh già, la preoccupazione degli affari ne porta parecchi qui dentro. Sì, sono Tosi. No, c'è una ragazza qui da me che dice di conoscere il mio paziente. Sì? No, è solo di passaggio in Italia. Dice di averlo visto per caso sul giornale. No, quasi nulla. Sa che si chiama Nicola e che fa l'importatore di legname. Va bene, commissario, d'accordo. Allora, posso vederlo? Anzi, sono io che le chiedo di vederlo. Prego, venga con me. Nicola. Nicola. Ma come, non mi riconosci? Sono Zdenka. No! 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 Lasciatemi! Lasciatemi! No! No! Sta calmo, sta calmo. Cerca di dormire tranquillo. Ora è passato tutto. Professore, scusi. Che c'è? Ah, sì, dopo. Che fine ha fatto la ragazza? Non lo so. Credo che sia andata via. Non l'ho più vista. Avverti la portineria e che la fermino se non è ancora passata. Va bene. Pronto? Sì? Sicuro? Va bene. Senta, mi avverta se la dovessero trovare. Il portiere si era allontanato un momento, la ragazza forse è andata via. Comunque la stanno cercando. Un bel guaio se non riusciamo a rintracciarla. Senza nessun elemento anamnestico, rimaniamo nel campo delle ipotesi. E lei a che punto è? Ho analizzato i risultati di laboratorio, se vuole dare un'occhiata. Certo. Sembrano in aperta contraddizione con il caso clinico del nostro paziente. Sembrano quasi quelli di un soggetto perfettamente normale. Sì, salvo qualche minima anomalia qui sul tracciato. Queste piccole anomalie ce le abbiamo un po' tutti. Avanti. Venga. Permesso, professore? Sembra che quella donna sia andata proprio via, ma abbiamo ritrovato questa. Ah, sì, la riconosco. È la sua borsetta. Grazie, va pure. Prego. Ma non c'è niente dentro. Neanche un documento, il portacipira, il rossetto. Vuota. Completamente vuota. Una cosa molto strana. Come tutto il resto. Che tipo era quella donna? Giovane, semplice, normale, come tante altre. Eppure, appena il nostro paziente se l'è vista davanti, ha avuto una grave crisi psicomotoria. Come se quella donna facesse parte di una realtà che la sua mente ha deformato. Di un ricordo frustrante che vuole cancellare. Thank you.
La coppa dell'olio. Che non ho mai visto. Un forestiero. Va in direzione di casa nostra. Cercherà noi. È possibile. Basta così. Avanti. Che aspetti? Bisognava ucciderlo. E io l'ho fatto. Ormai è morto. E non potrà più ritornare. Sia mondato e quest'acqua lavi le colpe delle tue spoglie mortali. Che questo germoglio possa crescere rigoglioso e che le sue radici affondino nel tuo sangue e nelle tue viscere, così che da morte rinasca la vita. Amen. Che ti furono più vicine.
E se quel forestiero venisse davvero a casa nostra? Peggio per lui. C'è nessuno? C'è nessuno qui? C'è nessuno? Ciao. Ehi. Ciao. Mi aprite? Per favore, mi potete aprire? Ma non mi sentite? Siete sole in casa? Ehi, bambine. Buonasera, scusatemi, avrei bisogno di una mano. Ho avuto un incidente di macchina sulla scorciatoia per Zadany. Una donna mi ha attraversato la strada e sono uscito fuori. Vi sbagliate, non ci sono donne da queste parti, non c'è più nessuno. Siamo rimasti soltanto noi. Come sarebbe a dire, guardi che l'ho vista bene. Mi è sbucata lì all'improvviso e... Ma forse... Forse sono arrivato in un momento sbagliato. Infatti è così, siamo stati a seppellire mio fratello. Mi spiace. Sono davvero mortificato. Ma mi creda, ho proprio bisogno di aiuto. Ho fretta di arrivare a Zadany. Domani. Ci penseremo domani. Ma scusi, non c'è un paese qui vicino? Almeno per alloggiare. Venga dentro da noi. Fra poco sarà buio. Ed è pericoloso rimanere fuori da queste parti. La ringrazio molto, ma non vorrei disturbare. No, non disturba. Entri. Si accomodi.
Signore, ascolta le nostre parole. Fa che mio fratello trovi finalmente la pace che non ha avuto su questa terra. E dà alla sua giovane vedova la forza di guidare i passi delle sue figliole, Mira e Irina, ancora troppo piccole per capire. Proteggi noi e benedici la nostra mensa. Amen. 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 Buon appetito a tutti. Grazie. Grazie. Mi basterebbe un mezzo qualsiasi per raggiungere il paese vicino. Sono disposto a pagare bene. Non è questione di soldi. È un viaggio lungo. Noi ci andiamo con il carretto 2 o 3 volte l'anno. Quando decide mio padre. Ma e se vi serve qualcosa di urgente, non so, se avete bisogno di un medico. Non ci serve. Ma ci sarà qualcuno qua intorno con una macchina, una motocicletta? Sono andati via tutti, gliel'ho già detto. Come mai? Qua la terra rende poco. E al paese si guadagna meglio. I giovani sono cambiati. Non se la sentono più di rompersi la schiena per pochi soldi. Vogliono solo divertirsi. Mio figlio maggiore, Jovan. Molto lieto. Sa, ho avuto un incidente di macchina. Lo so, ho sentito. Ne capisco abbastanza di auto. È l'unica cosa che ho imparato sotto il servizio militare. Se vuole posso provarci io. Ma domani, domani, con la luce del sole. Su, Irina, a dormire. Ancora un po', mamma. Muoviti, svelta. Su, vai, cara, vai. Posso portare con me la bambola? Lei ha paura a restare sola. No, no, no. A letto si sciupa il vestitino. La lasciamo qui tutta la notte. Così va bene? Senti, mamma, lo sai che la bambola da sola piange la notte. Lasciala venire con noi. Ci fa compagnia. Non c'è bisogno. Stanotte dormite con me. Su, venite. Un po' di grappa? Sì, grazie. La fa mia sorella Zdenka. Deve essere buona. Complimenti. Grazie. Mi pare che abbiano bussato. È stato il vento. Ma no, sono proprio dei colpi alla porta. Si è sbagliato. Qui di notte non viene nessuno. È già tardi. Noi ci alziamo presto al mattino. Dobbiamo lavorare noi. Zdenka. Sì. Fagli vedere dov'è la sua camera. Subito. Sono almeno 10 anni che non vado a letto alle 9. Già, la città di sera è piena di luci. Si va al cinema, a ballare, si va a teatro. Beh, veramente, io lavoro fino a tardi. E quando mi va bene riesco a stendere le gambe davanti alla televisione. Io non l'ho mai vista. Per di qua, venga, le faccio strada. Prego. Ma lei non ci va mai in città? Sì,
A Natale, per le compere. Perché non siete andati via di qui come tutti gli altri? Mio padre è legato a questa terra. I suoi vecchi sono sepolti lassù nel bosco. Mi dispiace. Si dovrà adattare. Non abbiamo altro che questa stanza per ospitarla. È quella dove lavorava mio zio. Si divertiva a scolpire il legno. Del resto non poteva fare altro. Aveva una gamba malata, poveretto. Ormai non ce la faceva più a faticare nei campi. Era un artista, sono fatte bene. Molto originali. Ne ha vendute parecchie giù in paese. Le compravano i forestieri. Vede quella lassù? La stava facendo proprio il giorno che è morto. Peccato che non abbia potuto terminarla. L'aveva promessa a me. Peccato davvero. È molto bella. Sì. L'acqua per lavarsi è lì nella brocca. Le occorre altro? No, grazie. Buonanotte. Mi scusi, ma perché chiudete sempre tutto? Di che cosa avete paura? Che cosa c'è là fuori? No! Non apra mai quella finestra. E perché? Non l'apra mai. Sei diventato pazzo, Jovan. Potevi comprometterci tutti con quello che hai fatto a tavola davanti a quel forestiero. Ormai quel posto mi spetta di diritto. In tutto e per tutto. Scordatelo, Jovan. Finché sarò vivo, sono io a decidere quello che ti spetta. Non ti permetterò mai di sostituirti al mio povero fratello. Era una carogna. E tu lo sai. Ha sempre tradito Elena per quella donna, per quella sgualdrina che quando è diventata una macabra creatura senza anima, l'ha voluto legare alla sua stessa sorte. È colpa di tuo fratello se la maledizione è caduta su di noi. No, è colpa mia. Non avrei dovuto lasciare che quella strega vagasse tutte le notti vicino a casa nostra per seminare la morte tra noi, per renderci come lei. Morti viventi. Thank you.
Manda via le bambine. T'ho detto di mandarle via. Su, tornate in camera vostra. No, io voglio restare con te. Manda via lui. Sì, buona, vai. Fa da mammina Amira. Mettila a letto e coprila bene. Su, andate. Andiamo, Amira. Su. No, Jovan. No. Ne hai voglia quanto me. Più di me. No, lasciami. No. No. È sepolto vostro zio? Sì. Ma come è successo? Un incidente. Che genere di incidente? Gli incidenti sono tutti uguali. Ehi, vai! Mira, ridammi la bambola, ora tocca a me. Ci hai giocato fino adesso, dai. Sì, è proprio la coppa dell'olio. Pensa di farcela? Sì, alla meglio. Almeno per arrivare in paese. E quanto tempo ci vuole? Ma non sono un meccanico, non ho gli attrezzi. Jovan, ormai ho deciso. Debbo andare. Se ti dovesse andar male, vecchio, sarebbe la fine sicura per te. Per te e anche per noi. Non andrai. È inutile che tenti di fermarmi. Io non sono un vigliacco. Andrò. Devo interrompere questa spirale di morte. Hai come ti pare. Ma ricordatelo bene. Hai tempo fino al tramonto. Se rientri un istante dopo le sei, te lo giuro. Non avrò pietà di te, anche se sei mio padre. D'accordo. Dammi la coperta. Bisogna coprirla bene. Che bella bambola. Chi te l'ha regalata? Non la toccare. È malata. Ah, e che cos'ha? Uno strano male. Non parla più. Ora deve dormire. Sai che io sono un grande medico e che se voglio posso guarirla? Zitto. Se no la svegli. Ah, va bene, va bene. Ehi! Vieni, vieni un momento qua. Che c'è? Guarda. Guarda questi segni. Prova. Che cosa? Prova a metterci le dita. Già, sembrano fatti da una mano. Ma chi può avere tanta forza? Non è stata una creatura umana. Ma non aver paura. Fra poco. Ogni pericolo sparito, sotterrato. Non faremo la stessa fine di mio zio. Ma tuo zio non è morto ieri, vero? No, un mese fa. È stato Jovan a eliminarlo per sempre. Jovan? Ehi, Vlado, vieni qua. Vieni qua. Mm-hmm.
Maledetta strega! Non mi farai fare la fine di mio fratello! Vuole che le metta una coperta in più? No, no, grazie, va bene così. Guardi qua, sta perdendo un bottone. Mi capita spesso. Dovrebbe pensarci sua moglie. Già, se l'avessi, ma non ho ancora trovato la donna giusta. Chi ci crede? Voi uomini dite tutti così. Lo sa che lei è molto carina quando sorride? Lei è il primo che me lo dice. Qui non capita spesso di dover sorridere. A proposito, Zdenka, ma che cosa sta succedendo qua dentro? Ho come la sensazione che tutti vogliate nascondere qualche cosa. Anche se glielo dicessi, non mi crederebbe. E perché no? Ci provi almeno. No, è meglio di no. Permetti, dottore? Vieni, vieni, Irina. Che cosa c'è? Vedi, la bambola è guarita. Ora parla, senti. Ah, mi fa piacere. Fammi vedere. Sì. Oh, polso regolare, temperatura giusta. E la lingua? Credo sia a posto anche quella. Di, ti ho sentito, sai, quando parlavi con Zdenka. Lei non te lo ha voluto dire, ma io lo so che succede. Che succede? Vedi, là nel bosco c'è una brutta strega che ci vuole portare via tutte le notti. Davvero? E perché proprio la notte? Beh, perché va in giro solo col buio, come tutta la gente cattiva. Ma è andato il nonno ad ammazzarla. Ad ammazzarla? Mica è facile, sai. Bisogna bucarle il cuore. E poi quella donna lì è forte, potrebbe vincere lei. E se vincesse? Allora, anche il nonno diventa come quella strega. Una specie di malattia contagiosa. Che vuol dire? Una malattia che si attacca, come il morbillo. Ah. Senti un po'. Sì? Gli altri, la sanno questa storia? Certo. E se torna col buio, dopo le 6, Jovan gli deve spaccare il cuore, perché vuol dire che anche il nonno è diventato come quella strega. Che cosa hai intenzione di fare? Non sono affari suoi. Io per solito me li faccio gli affari miei. Ma voglio darle un consiglio. Lasci stare il vecchio. Pensa per te. Sei solo un intruso. E io ti dico che se lo tocchi anche solo con un dito, te ne farò pentire. Vattene. Vattene via di qui. Metti giù quell'arnese. Non mi fai paura. E ricordati bene quello che ti ho detto.
Ricorda che l'hai giurato. No, aspetta. È entrato proprio quando suonava l'ultimo tocco. Certo, vuol dire che le sei erano passate. No, vuol dire che erano ancora le sei. La maledizione è finita. Ecco la prova. Chi è là? Chi sei? Fermati! Signor Nicola! Signor Nicola! Venga dentro, fa freddo. Perché è uscito? Ho sentito dei rumori e ho visto una persona. Dove? Là, dietro la casa. Dietro la casa? C'è la finestra delle bambine. Chi è? Che vuoi, Zenka? Niente, niente, cara. Avete sentito qualcosa là fuori? No, dormivo. Anch'io dormivo. Brave, brave. Ora state tranquille. Adesso viene la mamma. Quella porta era aperta. Per questo sono uscito. Mi sembrava strano. Non c'è più nessun pericolo là fuori. Ma io quell'uomo non me lo sono mica inventato. Ha bevuto lei? Sì. Questa fa 60 gradi. Bisogna esserci abituati. Cosa c'è da discutere? Fate silenzio. Ho diritto di essere lasciato in pace la notte. Andate a dormire. Scusaci. Le chiedo scusa, ma cerchi di capire. Noi siamo gente di campagna e non siamo abituati ai forestieri. Lei non c'entra, Zdenka, è l'unica che sia sempre stata gentile con me. La verità è che mi secca, che proprio qua dentro debba fare io la figura del visionario.
Ma che le importa? Domani lei se ne andrà. Dimenticherà tutto. Lo dice come se le dispiacesse. Certo che mi dispiace. Perché non ci vedremo più. E questo è molto importante per lei, Zdenka. Per me sì. Per lei invece è diverso. Non si è neppure accorto che io esisto. Non è vero. Mi sei piaciuta fin dal primo momento. Fin da quando t'ho vista. Non lo dica per farmi piacere, la prego. Perché, vede, io credo di essermi innamorata di lei, signor Nicola. Perde ancora un po', ma è roba da poco. Tra un paio d'ore gliela sistemo. Svenga pure adesso. Ehi, Mira! Che mi vuoi accecare? Che bello orologio che hai. Ah, funziona davvero? Sì, suona anche, sai? Senti. E chi te l'ha regalato? È l'orologio di mio padre. Dove l'hai preso? Me l'ha dato proprio lui. E perché te l'ha dato? È un segreto. Quale segreto? Non vuole che dica che Irene è andata con lui. Dove? Nel bosco. È venuto questa mattina a prenderla. Quando era ancora buio. Sì. Irina! 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 Non sono passati di qua. I daini sarebbero scappati. Irina! Lassù niente. Proviamo lungo il sentiero. Aspetta, Iove. Ti prego, stammi vicino. Sono disperata. È inutile. Non la ritroveremo mai. Perché? Ho paura, Iovan. Ho paura che anche tuo padre... Oh, no, no. Se mi lasciavi fare quello che dovevo, ora il vecchio riposava in santa pace e non avrebbe fatto più del male a nessuno. Irina! 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 Mi dispiace di lasciarti così, senza sapere nulla della bambina. Ho tanta paura, Nicola. Tanta paura. Una ragazza come te meriterebbe una vita diversa, lo so. Vorrei portarti lontano da questo posto assurdo. Non posso lasciare Elena in quello stato. Ma tu dimmi che tornerai, Nicola. Che verrai a prendermi. Che cosa aspetta, Zdenka? Che fa lì fuori con quello? Chiamala, Elena. Valla a chiamare. Vai.
Gorgia! Dov'è Irina? Non lo so. Ma era con te? Non è vero. La bambina è venuta via con te. Dov'è Irina? Dove l'hai lasciata? Maledetto. Che cosa hai fatto alla bambina? Dimmelo! Che cosa le hai fatto? Assassini. Siete tutti assassini. Dovevo farlo. L'hai visto anche tu. Non era uno come noi. Non era un essere umano. Ma tu non lo puoi capire. Forse no. Ma questo sarà la polizia a deciderlo. Nicola, aspetta! Aspettami, Nicola! No, Nicola, ti prego, dimentica tutto. Fai conto di non essere mai venuto. Ti prego, non andare alla polizia, non parlarne con nessuno. Potrebbe essere la fine per tutti noi. Addio, Zdenka. Nicola, se vuoi andare alla polizia, chiedi di Kovacic, del brigadiere Kovacic. Lui abitava qui, lui ti può capire! Andiamo a riposare, Elena. È tardi. No, resto. Vai pure tu. Come vuoi. Ah.
Irina. Irina! Irina! Cosa hai fatto? Dove sei stata, amore? Oh, bambina mia, finalmente. Sono stata tanto in pena per te. Oh, ti ho cercata tanto. Dove eri, tesoro? Sei fredda, Irina. Tanto fredda. Elena! Dove sei andata? Elena! Elena! Rispondi! Elena! Che ti è successo, Elena? Elena! 20 e con quelle sono 25 cataste. È stato fortunato a trovarle ancora. Bastava che lei ritardasse mezza giornata e non ne trovava più. Ho avuto un incidente sulla scorciatoia tra le colline. E come ha fatto a venirne fuori? Mi hanno aiutato. Ah, credevo che non ci fosse più nessuno lassù. C'era strana gente. Gente ignorante, testarda. Sono venuti via tutti quanti per paura di strane leggende, fantasie. Senta, c'è un posto di polizia qui a Zadenik? Sì, certo. Un paio di agenti. Ma è molto difficile trovarli. Sono sempre in giro. Conosce il brigadiere Kovacic? Sì, sì, certo. Vorrei vederlo. Beh, a quest'ora lo può trovare su, nella chiesa. Nel tempo libero ci va a suonare l'armonium. Requi escat in pace. Amen. Domine salvi orazione mea. Et clamor meum a te tegna. Dominus vobiscum. Et lo spirito tuo. Mi scusi, è lei il brigadiere Kovacic? Mi chiamo Kovacic, ma non sono più brigadiere. Dicevano che ero un maniaco superstizioso, che praticavo gli esorcismi. M'hanno tolto di mezzo, come si faceva una volta con le streghe. Che cosa vuole da me? Cercavo uno della polizia. Devo denunciare un omicidio. Di chi? Di Gorka Chulebak. È sua figlia Zdenka che mi manda da lei. Zdenka. La piccola Zdenka. Gli hanno spaccato il cuore con un palo al vecchio, vero? Sì. Tranquillizzi la sua coscienza. Non si tratta di omicidio. Quell'uomo era un Vurdalak. Era già morto. I morti non vanno a spasso. Quel tipo di morti, sì. I Vurdalak sono creature materiali e incorporee, come le note di questa musica. È il terrore del silenzio che le fa vivere, il terrore della solitudine. Uccidono per amore.
per avere dei compagni, per avere vicino le persone che amavano di più. E le loro vittime cercano altri compagni, in una catena senza fine, finché non viene spezzata. Ma lei non mi crede, vero? No. Sinceramente, no. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pater noster. Qui la gente è ancora attaccata alle antiche tradizioni. Se sapessero quello che è successo, darebbero fuoco alla casa. Come l'hanno sempre fatto. Le ha viste tutte quelle rovine? Sì, le ho viste. Se ci tiene a Zdenka, corra da lei. La porti via, prima che le trapassino il cuore e la brucino con tutta la famiglia. Corra da lei, prima che sia troppo tardi. Che cosa è successo, Zdenka? Sono morti tutti. Irina ha ucciso sua madre, Elena e Jovan, e poi tutti gli altri. Come sei fredda? Perché? Ho avuto tanta paura. Pensavo che non saresti più tornato. Com'è che ti sei salvata soltanto tu? Non lo so. Forse perché mi amavano meno degli altri. Voglio che tu resti insieme a me, per sempre. Non ci lasceremo più. Ormai nessuno riuscirà a dividerci. Perché questo sangue? Che cosa ti è successo? Ma non so. Non me ne ero neanche accorta. Forse è stata una scheggia della porta. Prima sono scivolata quando mi sono chiusa dentro. È una cosa da nulla, senza importanza. Non temere, Nicola. Resterai con me stanotte. Accanto a me. Sarà bello, come la prima volta. Staremo insieme. Nicola! Nicola! Nicola!
No, va via!
Perché hai paura? Calmati, ti prego. Calmati. Sono Zdenka. La tua Zdenka. No, lasciami! Ma io ti amo. Non posso stare senza di te. Ti porterò via. Staremo sempre insieme. Vuoi scappare, Nicola? Sono venuta qui per te. Calmati, Nicola. Calmati. Di che cosa hai paura? Che vuoi fare? Se non mi credete, e vedrete quello che ho visto io. Le lacrime di sangue, il volto putrefatto. Non sono pazzo! Dovevo farlo. Guardatela. Guardatela! Zdenka! Zdenka!